4, qua. Allora, 4 travi portanti, ok? Che sono le più grosse. Vediamo, ti resterà la trave un centimetro più bassa così dello spessore della plancia. E quindi rimani inscatolata dentro? Inscatolata dentro. Mettiamo poi tutto del paraspigoli. Tutto qua. Secondo me è un bel progetto. Lì dietro ci sono già i piedi. Quel ferro che si alza. Poi è qua praticamente lo vai ad alzare il piedino. Le basi ci sono, è fighissimo. Con le mani sozzissime, però sta venendo una figata. Mi metto i guanti per evitare di farmi male. Io, lui è tipo un genio del male, un ingegnere, non lo so. È bravo. Io so farlo. Stiamo cercando di costruire un box. E fortunatamente ci è venuto anche in aiuto Satispay, che ci ha dato parte dei fondi per realizzarlo. Infatti, grazie mille. Poi dopo ne parliamo, andiamo a provarlo e a vedere cosa fa questa app, ma penso la conosciate tutti. Adesso c'è da saldare, mettere a posto, mettersi giù e lavorare e poi skateare questo box che è una figata. 3 metri per 80 più o meno, regolabile d'altezza. Ivan si è studiato, cioè c'è tutto grazie a Ivan, quindi io sono solo qua a portare i fondi e a dare una mano. Quindi mettiamoci al lavoro. Sento utile. Attraente la luce, voglio guardare. Non guardate. Quello lì l'ho usato a spostare i mobili 2 anni fa quando ho fatto la camera nuova. No, vabbè. Ti ho ficcato sopra i mobili e li ho portati da una camera all'altra. Funziona da Dio, è un problema solo quando sono alti. Tipo tutte queste planche qua erano nella cucina vecchia, le ho portate qua con quello. Se vuoi puoi skatearlo, eh. È facile, ma puoi provarci. Anch'io ci ho piccato una legna, ma non l'ho mai più fatto. Sei andato decisamente meglio di ieri. Luce. Adesso è la parte più difficile, saldare questo. Perché fine. Con l'elettrodo così saldare metallo fine non è facile. Ok, dai. Lo giriamo e lo riempiamo di sbarre. Guarda qui, assurdo. Se hai bisogno mi chiami. Intanto scarico Satispay. Non mi devi far vedere anche a me. Ma allora, praticamente l'app ti permette di pagare sostanzialmente con il cellulare. Quindi tu la scarichi. C'erano già un pacco di passo. Sì, c'erano già tantissimi. Ma anch'io non ce l'avevo ancora, adesso l'ho scaricata. La colleghi al tuo conto. Arrivi in negozio, chiaramente con i negozi convenzionati, e paghi. Quindi paghi con l'app, non devi stare a portarti dietro i soldi, secondo me è comodo. E poi la cosa figa è che secondo me ti gestisci bene i soldi. Lui poi va appunto a gestirti il conto, il denaro. Andiamo a recuperare il portafoglio, così prendo la carta. Tutto quello che c'è da mettere. È una registrazione molto semplice, 5 minuti, ma giustamente io mi dimentico il portafoglio in macchina. Così vediamo bene come funziona, che sono curioso anch'io di provarlo per bene. Se riesco a registrarmi io con una mano, credo lo possa fare chiunque. Carta di identità elettronica. A scattare la foto, ecco perché mi serviva il portafoglio.
Lui si collega alla carta tramite il chip, scansione completata. Quelli che dovranno confermare il documento vedranno questa foto. Perfetto, ho dentro Satispay. Adesso possiamo cercare dei negozi. Sto attivando la mia posizione così lui mi dice tutti i negozi disponibili qua in zona. Qua ci sono un po' di negozi qua. Ci sono tutti i negozi che volete, dalla fisioterapia al supermercato, al bar. Quindi cioè, potete usarla per qualsiasi cosa. C'è anche una sezione di cashback dove praticamente se ne andiamo ad acquistare in determinati negozi il 5-10% ci viene dato indietro, che non è male. Ci sono un sacco di possibilità. C'è anche una sezione condivisibile con gli amici, così se dovete fare una colletta, comprare qualcosa tutti insieme, sa che vi dividete la spesa. Potete pagare anche tutti i servizi, quindi ricariche telefoniche, bollettini, bollo auto. Potete anche risparmiare volendo mettervi da parte un gruzzoletto. Invitare delle persone, quindi adesso inviterò Ivan e invito anche te, vero? Così se vuoi scaricarla. Se io non spendo i soldi, mi vengono rimessi i soldi sulla carta. Se io invece ne spendo di più, mi vengono detratti. Quindi è automaticamente collegata alla propria carta, ma noi comunque possiamo andare a definire una spesa settimanale per evitare di spendere troppo. Quindi è anche un buon modo per gestire cosa spendiamo. Questa è l'app, semplice e intuitiva. Provatela, fatemi sapere cosa ne pensate. Io facevo sponsorizzazioni varie, vi spiegavo se questa Ivan è andata avanti. Abbiamo messo le prime quattro, possiamo chiamarle travi di sostegno, quindi il sottotelaio. E adesso andiamo avanti di 4 in 4, praticamente facciamo queste sezioni in modo tale che poi anche la plancia di legno avrà un sostegno per non rompersi. Ah, top! Mentre Ivan lavora, fa, continua, ho ricevuto la mail da Satispay. Sostanzialmente mi confermano la ricezione della richiesta dell'account. Tempo qualche giorno me lo attivano, così mentre montiamo quel box al parco, finiamo di montare il box, non so quanto tempo ci vorrà finirlo completamente. Ci andiamo a prendere qualcosina da mangiare, da bere, vediamo un po'. Via! Oh, l'hai sentito? Let's go! Sì, sì, sì. Ci vuole tanto tempo, né, a montare un video così. Madonna. Vero, sono di quelle cose che a parole si fa in fretta, ma poi a fare... Sì, secondo me ci sono almeno 10 ore. Sta prendendo forma. Stiamo dando gli ultimi punti di saldatura, così sotto telaio e telaio saranno... Esploso tutto. Sì. Stiamo dando gli ultimi punti di saldatura, così sotto telaio e telaio saranno attaccati, poi andiamo a mettere il rinforzo e la parte sopra è a posto. Mancano poi i piedini e tutta la base che terrà e sosterrà il box. È stanco. Il capocantiere è stanco, giustamente, che ha fatto tutto lui. Basta. Io ho fatto da sostegno morale. Andiamo a mangiare? Sì. Andiamo. Andiamo. Perché mangiare e studiare, che noi abbiamo un esame. Soon after. Siamo tornati, sono le 4.46 in realtà, quindi è passato 3-4 ore che noi abbiamo studiato. Lui si è riposato, giustamente, il capocantiere. Tanca si è riposato perché ha mollato tutto qua, ha messo a posto tutto, ha saldato le traverse. Bella, bella, bella struttura. E ora dobbiamo mettere il telaio, questo qui. E in teoria dovrebbe incastrarci dentro. Proviamo, un momento della verità. Perfetto. Però... praticamente questo pezzo qui dall'altra parte uguale, lo saldiamo. Vabbè, chiappalo un po'. Questo qua. In teoria. Guardalo, sì. Bene. Questa parte qua non serve a grindare, a slidare, non serve a skateare di per sé. È un sostegno ulteriore perché noi quando andiamo a skateare, praticamente skateremo questa parte qua sotto, il track non si incastrerà qua, ma avrà... questa sorta di blocco che ci permetterà di scivolare per tutti i trick del caso. Come potete vedere è tutto un martella, salda, metti la ganascia, tieni fermo, metti a posto. Progetto di Torino. Torna indietro. Vogliamo fare un half pipe così. Ancora lì tutti legge così. Tutti i ledge canadesi, manual pad, enormi. Direi che
che il lavoro per oggi l'hai già fatto. A più di metà. Siamo sì, già sì, più di metà. Sì. Mancano solo davvero i piedi, molare i qua. I piedi, ma poca, ma davvero poca roba. Non vedo l'ora di vederlo finito, di skatearlo. 24 hours later. Ma qua progressioni. Cioè, in realtà progressioni è finito. Non lo sapevo, cioè Ivan si è fatto tutto il culo di mettersi tutti i piedini, vieni qua in quadra. Tutti i piedi che vi dicevamo ieri, tutto il telaio anche qua messo a posto. Questi sono i quattro piedi principali, qui ci sono i portanti nei punti fondamentali per sostenere il tutto. E praticamente manca solo la plancia. In realtà abbiamo è questa qui, però ci manca un pezzo. Nel senso che quella plancia lì andrà qui a coprire la parte fondamentale. Oltretutto Ivan ha anche verniciato, cioè quella plancia lì bianca che vedete sostanzialmente è fatta di legno misto plastica, un laminato, no? Giusto Ivan? Adesso non me ne intendo, però è nemmeno io 10 mm, 1 cm di legno misto plastica, un laminato che dovrebbe essere molto resistente alle intemperie, e l'applichiamo qua. Quindi oggi va forellato e avvitato sostanzialmente sì, al telaio, e poi ci sarà da fare la stessa cosa con i lati qua, che però ci devono portare quelli invece, perché si sono sbagliati, non hanno tagliato. Ne abbiamo uno, ne solo uno. Tanta roba. Solo, cioè, non me l'aspettavo di arrivare e trovarmelo fatto. Grandioso, è pesantissimo. Tutto ferro, tutto ferro. Non mi sentivo così da quando avevo 16 anni che aiutavo la gente a montare le rampe. Vediamo cosa succede. Spenga! No, ma nel senso, per chi Ivo magari skate alto, gli piace avere dei legge più importanti da skateare, questa roba si alza. Si può prendere ancora 10 cm, quindi da 35 che è, arriva a 47 più o meno, cioè siamo pure regolabile. Resistente o è resistente? Sì, sì, sì. Si pesa anche questa. E anche questa. Anche questa è abbastanza pesante. È importante. Per un tre. Incontro. Lascia. Siamo? Siamo. È entrata. Allora prendo lo schermo per provare. È aperto il garage. No, stiamo. Bisogna che si schieri bene. Niente, io sto facendo da contrappeso, che è la mia unica utilità in questo. Molto stancante, devo dire. L'avevo capito. No! Due planche.
Altro che palestra. Cosa siamo? Vediamo. L'ultima vite. L'ultima vite. Madonna. L'ultima vite. E ora. Let's go. Guarda qua, te lo tiro ancora al gancio. Like. Ma che bello. Ecco, magari riprendilo da qua. Però, cavoli. Ci siamo. Tanta roba. Cioè. Dai, yeah. È venuto, È venuto. Che figata! Sono contentissimo che siamo riusciti a farlo. Sponsor, grazie sponsor. Grazie a sponsor, grazie sponsor. Grande sponsor. Se no non lo facciamo mai più. Praticamente aspettiamo qualche giorno che arriva l'altra plancia. Ivan la monta, fa tutto, finisce di dare due o tre dettagli, lima, mette silicone, fa, chiude tutto perfetto. E poi ci vediamo. Sono felice davvero di essere riuscito a sfruttare un investimento che è stato fatto per aiutare la comunità che non aveva un box. Non avevamo un box, era da un po' di mesi che non riuscivamo a skateare in modo decente. E in questo modo abbiamo un box con i controcar. Quindi sono davvero contento perché è veramente un modo giusto e bello di sfruttare un investimento. Quindi, raga, spero che questo progetto abbia preso voi tanto quanto sta prendendo me. Siamo agli sgoccioli, sono stati due giorni intensi di lavoro per me, per Ivan altrettanto ancora prima, di studio. È venuto su un progetto veramente veramente assurdo, con una qualità assurda, una precisione al millimetro. Ivan è stato bravissimo. Non vedo l'ora di farci due trick e vedere la gente farci qualche trick. Dai, settimana prossima. One week later. Per l'occasione ho portato la wax di alto livello. Dobbiamo solo livellare tutti i piedini. Skateiamo. Che bello. Waxare qualcosa per la prima volta è un'esperienza incredibile. Lati. Schiacciamo. Benissimo, va benissimo, tutta la community gasatissima. No, davvero una bomba. È da capire, perché avendo una struttura nuova, è da farci la mano. Prendere le misure, capire come gira, ma è una figata. Ma poi la cosa bella è proprio avere un box.
attimo di pausa, non ce la faccio più. Però è bellissimo, si skate veramente da dio. Siamo tutti stupiti, è la prima volta che lo usiamo, scivola benissimo. Non ha crack, non ha scalini, scivoli bene, vai bene. Several days later. Ho finito gli esami, sono libero. Non potete capire che bello è, o magari sì, potete capirlo, aver finito gli esami, aver finito quest'anno di università, ma ora c'è da finire il box. Visto che, sì è vero, l'avete visto finito, però va decorato, perché questa roba qui è stata possibile grazie a due cose. Voi, prima di tutto, e Satispay. Satispay, abbiamo parlato, è un'applicazione che vi consente di andare a fare tutta una serie di acquisti in modo molto rapido, molto veloce, senza portafoglio. Basta avere il telefono e quello ce l'avete sempre dietro. Volevamo omaggiare, diciamo, questo aiuto enorme per noi. È bellissimo pensare che qualsiasi persona che si approccia allo skate se impara un 50-50, se impara un ollie, e anche perché c'è quel box. Boh, mi riempie di gioia sapere che grazie a voi è stato possibile rendere vero, reale tutto questo. Mamma mia, se scivola bene! Mio Dio! No, in realtà sono qua da mezz'ora, non sono qua da ore e ore, sono tranquillo. Però il caldo c'è, si sente. Si sente il fatto che skate una volta al mese per questi benedetti esami che però adesso sono finiti. E a brevissimo dovrebbe arrivare Dodo. Abbiamo un Dodo che fa stencil, stiamo finendo il logo. Abbiamo deciso di mettere il logo più o meno al centro, o meglio la scritta più o meno al centro, Satispay, e il logo a fianco. Carino. Io sono tutto sudato marcio, sono in condizioni pietose perché ho skateato, ho continuato a skateare. Ma è vero. La cosa forse. Io direi che ci siamo. Satisfei. Olì. Io sono sempre peggio, ma il box è sempre meglio. Stiamo proseguendo i lavori. Vi faccio vedere. Senti un po', com'è fatto da sotto? Io non so bene. Vero? Quindi il progetto è l'omino messo così, come Dodo. Ancora i dettagli. Ci siamo quasi. Sta per finire questa impresa enorme. Abbiamo il primo disegnino, la scritta, un Dodo. E stiamo facendo il secondo disegnino. Ci va tempo, tanto. Però visto che io ho un impegno e dovrei già essere via, vado a casa, mi cambio, torno, così vediamo il box ultimato. Se i miei occhi non mi ingannano, abbiamo finito. È finito? Yo. Yes! Cosa diciamo a Satispay? Tutti amiamo Satispay. Satispay! Satispay! Ce l'abbiamo fatta un mese in tutto, tra una cosa e l'altra. Prima anche a recuperare il ferro, anche... Anche due? Ce l'abbiamo fatta... Siete liberi di usarlo adesso.
grazie Satisfay, questo box è venuto, meglio non poteva venire, stupendo, let's go! Oh shit, Sentry Connie! Yeah, my boy! Just charge, just spend it. Yes! Ora per me è tempo di andare. Devo volare a Torino. Raga, ci vediamo. Tanto io sono qua. Grande grazie al costruttore. Ciao. Man, ultima try. Ciao, brother. Hai le groupies? Il box è finito, siamo tutti contentissimi. Ah, ringrazio Satisfay. Ora devo andare.